Benvenuti al Salottino Blues. Sono Paolino e vi condurrò nel magico mondo del blues. Sigla. Buonasera amici e bentornati a questa nuova puntata del Salottino Blues. Questa sera parleremo di uno strumento musicale molto particolare dei primi del Novecento, verso la metà, se vogliamo essere più precisi. Ma già nei primi del Novecento questo strumento è stato fondamentale. Ma prima di iniziare a parlare di questo argomento, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e, mi raccomando, non scordate la campanellina. Bene, ora parliamo di questo particolarissimo strumento musicale, la faddella o fuddella. Ora, ognuno la pronunciava un po' a modo suo. Fuddella per quale motivo? Motivo che la moglie dell'inventore di questo strumento musicale, che ne abbiamo parlato settimana scorsa, se ricordate bene, Jesse Fuller, la chiamò così perché era uno strumento che veniva suonato con i piedi, quindi foot. Deriva proprio per quel motivo lì, piedi, uno strumento suonato con i piedi. Ora iniziamo un po' a capire perché è nato questo strumento musicale. Alcuni musicisti bluesmen di quel tempo suonavano praticamente senza l'accompagnamento di una band, quindi erano dei musicisti one man band, un uomo che faceva tutti gli strumenti musicali. Quindi suonavano la loro chitarra, cantavano chiaramente, avevano un kazoo, e parleremo anche di questo strumento musicale in futuro, avevano un charleston, un piatto di che si usa nella batteria, avevano un'armonica a bocca e si accompagnavano praticamente con questi strumenti musicali, senza avere dietro di sé una band. Grande voce, chiaramente, grande preparazione anche musicale, perché per suonare tutti questi strumenti bisogna avere una certa preparazione, non è facile. Però questo avveniva appunto nei primi del Novecento. Poi verso la metà, quindi parliamo degli anni 50, Fuller sente la mancanza di uno strumento che lo accompagnasse a livello proprio ritmico di basso. E allora, essendo un ottimo artigiano, si mette dietro a studiare un tipo di strumento musicale, praticamente inventa la fuddella. E ora entriamo proprio nello stretto specifico della fuddella. Come potete vedere qui nella foto, assomiglia molto a un contrabbasso. In effetti, la base sotto dello strumento musicale è un contrabbasso. Viene tolto praticamente il manico del contrabbasso, viene modificato e gli vengono aggiunte corde. Sappiamo che il contrabbasso ha 4 corde. Fuller gliene mette 6, ma per suonarlo chiaramente non può utilizzare le mani, perché suonando la chitarra non può utilizzare le mani a suonare il contrabbasso. Inventa una sorta di pedaliera con dei martelletti che vanno a picchiare contro le corde
di questa specie di contrabbasso e con i piedi, stile organo, quegli organi da chiesa, con i piedi picchia i martelletti contro le corde dando appunto il suono alla fuddella. Chiaro che non è semplice, perché provate a immaginare, suona la chitarra, quindi destra e sinistra impegnate a suonare la chitarra, suona l'armonica, il charleston col piede sinistro e col destro la fuddella. Devi avere una mente molto aperta per fare tutto ciò, ma questo gli dà quella completezza di essere proprio il primo uomo in assoluto ad avere una band a disposizione gestendola in autonomia con un uomo solo. One Man Band, Fuller è stato proprio il primissimo a essere quello più completo. Chiaramente parliamo di musicisti di strada, ma Fuller ha fatto anche diversi concerti proprio così. Con l'andare nel tempo, Fuller perfeziona sempre di più la fuddella, fino ad arrivare ad avere uno strumento perfetto e a portarlo a 8 corde, quindi da 6 lo portò a 8 corde, questo dopo gli anni 50. Lo perfezionò a livello acustico, lo perfezionò a livello martelletti e appunto lo perfezionò a livello di numero di corde. Da 6 lo portò a 8, giusto per avere uno strumento pieno. Si narra che la fuddella nacque agli inizi come strumento orizzontale, proprio come un organo, ma veniva scomodo da portare in giro per le strade, e allora studiò appunto questo strumento portandolo in verticale. Non è che era comodissimo comunque, perché era abbastanza ingombrante, ma comunque una volta che lui arrivava nella postazione dove suonare, sistemava i suoi strumenti, e lui è stato, diciamo, il precursore di quello che fanno oggi tantissimi ragazzi con il computer, quindi con la loro DAW. Un ragazzo da solo nel suo piccolo studio crea dietro di sé una base musicale con batteria, sintetizzatori, tastiere, bassi, chitarre, fiati e chi più ne ha più ne metta, e poi lui ci canta sopra. Non è chiaramente la stessa cosa, perché il computer aiuta in maniera spaventosa a trovare questo tipo di suoni. All'epoca o eri un fenomeno veramente a suonare tutti questi strumenti da solo, o altrimenti non è che era il computer che te li sistemava. In Italia abbiamo avuto un grandissimo musicista, ancora c'è, Edoardo Bennato, un chitarrista molto bravo, una bella voce, un bluesman pazzesco, magari parleremo di lui nei prossimi episodi del Salottino. E lui era uno di questi agli inizi, lui era un one man band, perché quando ha iniziato agli arbori lui aveva a disposizione tamburello, piattini, armonica, kazoo e chitarra. In Italia diciamo che è stato uno dei primissimi a essere proprio come Fuller. Molto bravo, un musicista incredibile, un cantautore italiano per me fantastico, ma di lui ne parleremo più avanti. Oggi vi ho voluto parlare della fuddella.
Mettetemi nei commenti se volete sapere di questi altri strumenti musicali particolari qui al salottino. E io sarò lieto di parlarvene. Bene amici, io ringrazio ancora il mio caro amico, ormai socio di avventura nel Blues Train, Massimiliano, che, attenzione, sta facendo in questi giorni un sondaggio musicale nel gruppo che mi piace tanto. Ha avuto una bella iniziativa, bravo Massimiliano, sei sempre molto avanti. E vedo che tanti stanno partecipando. È divertente. Andate al salottino blues del gruppo Facebook e vedete che è una cosa divertente, leggera, insomma, niente di così impegnativo. Bene amici, noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui al salottino. Lunga vita al blues, amici, e buona serata.